Buona ascolto. Allora, buongiorno a tutti. La prima cosa che vi chiedo, come al solito, è un feedback sulla voce. Rispetto al video, siamo ancora, come al solito, come vedete, in questo violetto vintage che caratterizza la mia casa. Ecco, dietro di me c'è il famosissimo quadro di Amsterdam, che ormai chi di voi segue questi webinar comincia a conoscere, diciamo, una specie di cerimonia, insomma, in qualche maniera. Quindi vi ospito nella mia casa. Ho visto che già vi state scatenando con dei commenti su anticorruzione e cose varie, sono insomma molto interessato a conoscere le vostre opinioni su tutto. Oggi entriamo in una dimensione insomma, che io ho provato a sfidare anche perché il conflitto di interessi è una materia molto vasta, molto, e l'ho affrontata con secondo me con il dovuto rispetto e timore reverenziale per una materia veramente, a parte che è molto interessante. Col conflitto di interessi, bene o male, avendo voi partecipato, molti di voi, agli altri webinar sulla formazione valoriale, potremmo dire che si chiude un ciclo, una prospettiva. In questo senso saremo in grado, di affermare con un certo orgoglio che potremo fare un webinar per ogni articolo del codice di comportamento o per alcuni articoli collegati. E questo è molto interessante perché stiamo proprio pensando a questo, cioè a fare abbiamo in mente un piano formativo sul codice di comportamento fatto con questo tipo di approccio, che è un approccio un po' diverso, come sapete bene. Si sente male, no? Spero che si senta bene. Sul fio io qui non ce l'ho, sono una specie di. Ok, si sente male? Paolo Fossati. Ok, vi chiedo se qualcun altro sente male, perché in quel caso bisognerà. Ok, ora meglio, va bene. Allora, premessa brevissima, questa presentazione è del tutto nuova, nel senso che è la prima volta che la faccio, quindi io non so effettivamente quanto può durare. Spero e credo che stiamo all'interno dell'ora o l'ora e un quarto, per dare poi anche modo, se volete, di farci una chiacchierata più interattiva, però effettivamente io non so quanto può durare, quindi possiamo anche, appunto, come diceva Patrizia, pensi, di completarla un'altra volta, però io spero e credo che ce la facciamo. Che cosa vi voglio raccontare del conflitto di interessi? Il conflitto di interessi è appunto multiforme. Io oggi vi volevo fare quattro punti che dopo più o meno 4 mesi di ricerca abbastanza intensa su un po' tutto quello di cui si può parlare rispetto a questa storia del conflitto di interessi, mi ha portato a sintetizzare quattro diversi punti. C'è sempre una parte delle mie presentazioni, chi mi conosce lo sa benissimo, che riguardano il concetto che io svolgo all'interno di una dimensione storico-culturale, no? Quindi la prima parte ci occuperemo di questo, come è stato declinato il conflitto di interesse nella storia e nella cultura umana, per poi cercare di arrivare a una definizione di conflitto di interesse, in maniera generica, in maniera però puntuale. Quello che poi vi interessava approfondire con voi è il concetto di interesse primario, perché il conflitto di interesse, come vedete, è una contrapposizione tra interesse primario, cioè l'interesse pubblico, e l'interesse secondario, cioè appunto l'interesse privato confliggente. E mi è sembrato molto interessante per alcuni spunti che mi è capitato di leggere, cercare di entrare un po' più nel dettaglio di che cosa significa decidere per l'interesse pubblico. Quindi il terzo punto riguarda sostanzialmente la cosiddetta etica della scelta pubblica, cioè quando un decisore pubblico si trova di fronte a una scelta, che cosa deve garantire? Il rispetto dell'interesse primario, ma cerchiamo di capire che, almeno come l'ho capito io, poi questo è chiaramente tutto opinabile, però potrebbe essere interessante. L'ultima parte, la parte degli aspetti più procedurali, e quindi come si gestisce il conflitto di interesse, i famosi due dovere di segnalazione e obbligo di astensione, che insomma su alcune cose forse voi conoscete anche meglio di me, insomma, però per completare il quadro,
è importante fare una, come dire, una presentazione complessiva un po' di tutto l'aspetto complesso del conflitto di interessi. Partiamo però dal primo punto, il conflitto di interessi nella storia. Allora io mi sono letto un po' di cose ovviamente, un po' di cose le conoscevo magari anche prima, dalle cose che ho studiato all'università, ma alcune cose addirittura risalgono all'epoca del liceo, insomma. La questione da cui sono partito è abbastanza, è un po' questa, cioè chiaramente in epoca storica non si parla di conflitti di interesse, questa è una cosa diciamo moderna, insomma. Però diciamo, più o meno in realtà il conflitto di interesse per come lo conosciamo noi in epoca storica non rappresentava un problema, anzi per certi versi il fatto di andare al potere, poter decidere per sé e per gli altri costituiva addirittura un'occasione per promuovere interessi privati. Quindi fino a un certo punto nella storia non si è mai parlato di conflitto di interesse. Quello che noi registriamo in realtà è più che altro un eco del conflitto di interesse che poi in tempi moderni invece è diventato un ambito di discussione cruciale, centrale nel rapporto tra decisore pubblico e rappresentanza, insomma. Quindi quello che adesso andiamo a trattare è quello che io chiamo l'eco del conflitto di interesse nella storia, nella filosofia, nella cultura umana. Perché? Perché in effetti quello che c'è sempre stato, anche se non si è chiamato conflitto di interesse, è un dilemma perenne nella storia umana. Sapete quanto io tengo a cuore la questione dei dilemmi, no? Cioè, quando un decisore pubblico è chiamato ad operare una scelta, come gestisce questa scelta, in quanto cura il bene pubblico in contrapposizione o sovrapposizione alla cura di interessi privati? Questo è il dilemma etico. Quando io ho un potere, è un potere di decisione pubblica, come gestisco la promozione del bene pubblico in contrapposizione a un eventuale interesse privato che comunque ho all'interno di quella decisione. È il classico dicotomia che alcuni filosofi trattano come altruismo e egoismo, insomma. Echi di questa contrapposizione noi li troviamo molto forti e molto interessanti in una opera fondamentale del pensiero filosofico occidentale, che è La Repubblica di Platone, di cui poi brevemente parleremo. Poi per un moltissimo tempo ci sono echi molto deboli, insomma, perché poi la questione appunto della dicotomia interesse pubblico, interesse privato, più che altro emerge in alcune singole culture che non rappresentano nemmeno la cultura occidentale, per esempio la dinastia dei Sassanidi, che la Persia, la Persia degli Shah, diciamo, no? Nel VII secolo d.C., la dinastia cinese dei Tang tra il VII e il X secolo, in cui appunto i funzionari pubblici sono tenuti ad amministrare nel solo interesse dello Stato o del capo supremo. Questo veniva esplicitato a chiare lettere ed è uno dei pochissimi ritrovamenti di questo tipo di concetto, insomma. Poi quando in Europa assistiamo progressivamente insomma, una certa evoluzione degli stati che diventano stati moderni, abbiamo Napoleone, Bismarck nel XIX secolo, questi stati avevano grandi ambizioni militari e quindi avevano bisogno di un'amministrazione pubblica talmente efficiente e relativamente non corrotta per fare in modo che le loro ambizioni fossero soddisfatte. In questo senso, si faceva molto attenzione al fatto che appunto i decisori pubblici non avessero altri interessi che perseguire l'interesse pubblico. Quindi in questo senso è cominciato ad emergere l'idea del conflitto di interessi, perché da un certo punto in poi della storia si aveva bisogno di decisori pubblici che in qualche maniera erano in grado di separare gli interessi privati dall'interesse pubblico. Poi la questione del conflitto di interesse, man mano che siamo andati avanti, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, nel XX e XXI secolo, diventa centrale nella cultura amministrativa degli Stati, soprattutto negli Stati Uniti,
e vedremo in rapporto a che cosa. Ma occupiamoci un attimo di Platone, perché secondo me qui siamo al centro di una questione che secondo me è anche molto interessante. Insomma, Platone nel secondo e nel terzo libro della Repubblica si occupa in particolare di definire la figura del cosiddetto guardiano, che molti analisti, che molti ricercatori associano al pubblico funzionario, insomma, in qualche maniera, in senso lato poteva essere il pubblico funzionario, il giudice, il guardiano in senso di appunto soggetto che tutela, diciamo, i cittadini in qualche maniera. Platone, per giustificare, diciamo, l'integrità del guardiano, in questo libro che la Repubblica, e consiglio a tutti perché è di grandissima attualità ed interesse, sapete che la Repubblica, Platone fa parlare Socrate e lo fa interloquire con un suo allievo. Socrate, in questo caso, quando interloquisce con un allievo, dice sostanzialmente che per indurre i cittadini a curarsi maggiormente della città bisogna raccontargli un falso mito. È l'unico esempio di falso mito che lui in qualche maniera giustifica nel racconto, nel senso che bisogna raccontare effettivamente una balla ai cittadini per dirgli sostanzialmente: attenzione cittadini, voi pensate che venite su attraverso l'educazione, voi pensate che noi vi in qualche maniera impartiamo, noi filosofi impartiamo un'educazione fisica e spirituale. In realtà non è così. Gli dèi vi hanno già plasmati nella terra, insomma, e voi venite su già educati, no? La terra, quando venite su, quando furono interamente formati, la terra, che era la loro madre, li portò alla luce. Per questi ora devono provvedere alla terra. Questo falso mito, questa bugia, diciamo, il Platone la racconta perché? Perché in qualche maniera deve giustificare quella che lui chiama la tripartizione a caste, diciamo, lo chiameremo noi in termine moderno, dei cittadini. Cioè, la divinità, plasmando i cittadini al momento della nascita, ha infuso dell'oro all'interno dei governanti, i cosiddetti re filosofi, no? Quindi i re filosofi sono fatti anche di oro, insomma. Per i guardiani, quindi funzionari amministrativi, potremmo dire nel termine moderno, ha infuso argento, mentre nei contadini e negli altri artigiani la divinità all'atto della nascita ha infuso ferro e bronzo. Quindi quando voi funzionari pubblici osservate, che ne so, che i vostri capelli incanutiscono, come per esempio io che comincio ad avere capelli d'argento, non vi preoccupate perché quello è il segno chiarificatore che voi siete fatti per diventare guardiani, insomma, in qualche maniera avete dentro di voi questa vena argentea che in qualche maniera prima o poi esce fuori. Ora, l'educazione dei guardiani, secondo Platone, e quindi secondo Socrate, che interloquisce all'interno della Repubblica, deve essere fatta in modo che i guardiani debbano possedere animosità e filosofia. Quindi devono essere animosi nei confronti di coloro che mettono a rischio la cittadinanza, ma devono essere anche filosofi, cioè devono essere educati alla filosofia. E la cosa interessante, perché qui si chiarisce l'elemento del conflitto di interesse, dice Platone: se guardiani uomini e donne vivranno insieme, arriveranno dei bambini. Per eliminare ogni conflitto di interesse, cioè per eliminare il fatto che un guardiano in qualche maniera si lasci influenzare dal fatto che ha dei bambini, Platone dice che i figli devono essere allontanati dai loro genitori e allevati dallo Stato. Quindi in quel modo si garantisce la separatezza degli interessi. Cioè, se questi guardiani non debbono più allevare i propri bambini, quindi non, in qualche maniera non si affezionano e non hanno relazione con questi bambini, in qualche maniera si preserva l'integrità e l'imparzialità del guardiano, no? Dice di più Platone, dice che per fare in modo che i guardiani non si trovino in situazioni, noi diremmo, di conflitto di interessi, essi non dovranno possedere proprietà private. È abbastanza logico.
anzi dovranno abitare quelle cosiddette baracche, dovranno abitare, dice Platone, li dobbiamo mettere al di fuori della città, li dobbiamo far vivere come soldati, non come commercianti. Perché, dice Platone? Perché bisogna evitare in tutti i modi che i difensori, che gestiscono comunque un potere, che sono superiori ai cittadini, hanno più possibilità, diciamo da un punto di vista delle armi, del fisico, di prevaricare i cittadini, bisogna evitare in tutti i modi, appunto, attraverso il fatto che non abbiano proprietà, di difendere le proprie proprietà invece che difendere la cittadinanza. Quindi, per fare in modo che i guardiani difendano e promuovano i cittadini, noi gli togliamo la proprietà privata, no? Quindi questa era la soluzione che aveva adottato secondo Platone. Quindi questo è quello che volevo dire, che si assiste in nella storia della cultura umana anche in maniera piuttosto, appunto, come avete visto, ancora embrionale, insomma, si cerca di risolvere questo dilemma, no? Cioè, ci dobbiamo più interessare del bene pubblico o siamo influenzati dall'interesse privato? Questo conflitto, che noi chiamiamo conflitto di interesse, in realtà non può essere eliminato. Cioè, questi tentativi che Platone fa nella Repubblica di eliminare il conflitto di interesse, separando i genitori dai figli e non permettendo al funzionario pubblico, diremmo noi, di avere proprietà privata, in realtà questo non si può fare nella realtà. Noi possiamo pensare che i guardiani divengano una specie di monaci o sacerdoti, diciamo. Tali conflitti di interesse in realtà sono connaturati alla stessa natura umana, appartengono a un complesso mondo di relazioni, possono essere relazioni umane, finanziarie, professionali, politiche, insomma, non possiamo semplificare dicendo adesso facciamo in modo di tagliare qualsiasi forma di relazione e in questo modo preserviamo l'integrità e l'imparzialità del decisore pubblico, non funziona così. Anche se appunto qualcuno ci ha anche provato intellettualmente a sostenere questa tesi, insomma. Perché? Perché i guardiani non possiamo sacrificare le libertà individuali in questo senso del funzionario pubblico, del decisore pubblico. Però dall'altra parte non possiamo nemmeno non riflettere sulla capacità dei conflitti di interessi di allontanare le decisioni dal bene comune. Quindi da una parte non possiamo in qualche maniera amputare le capacità e le relazioni dei funzionari pubblici, dall'altra parte non possiamo nemmeno negare che il conflitto di interesse potenzialmente è un elemento che può distorcere il decisore pubblico dal perseguire l'obiettivo e per gli osservatori di fidarsi del decisore pubblico. Quindi, questo è il motivo per cui, questo è il dilemma che in qualche maniera tutte le società moderne tentano di regolare. Spesso non ci riescono, spesso ci riescono in maniera insomma, un po' ambigua, insomma, in qualche maniera. Andando avanti su questo ragionamento, abbiamo visto prima, l'ho accennato, che la democratizzazione progressiva degli stati porta, diciamo, i governi e la pubblica amministrazione a una specie di rendiconto nei confronti della pubblica opinione, cioè il conflitto di interessi comincia a essere un punto cruciale proprio perché l'opinione pubblica comincia a chiedere conto ai decisori pubblici delle loro decisioni, delle decisioni quali sono gli elementi che il decisore pubblico deve garantire, deve rendicontare all'opinione pubblica quando si trova ad operare una scelta. Io ne ho identificati quattro principi fondamentali, più o meno due di loro vanno sempre a braccetto, adesso qui si vede un po' male ma ve li descrivo io, che sono l'imparzialità e la fiducia. La trasparenza è un elemento che in qualche maniera ho osservato, entra a far parte di questa, come dire, questi elementi che bisogna sempre garantire, questi principi, insomma. E l'inclusività, che è un ultimo principio che ho messo io e che vi sarà più chiaro. Imparzialità vuol dire equidistanza degli interessi secondari, cioè quelli privati, nei confronti dell'interesse primario, insomma. Questo è il principio di imparzialità. La fiducia significa che le scelte prese dal decisore pubblico devono comunque essere credibili nei confronti dell'opinione pubblica. Trasparenza significa visibilità e tracciabilità del processo decisionale, e inclusività significa che tutti gli interessi devono essere rappresentati. Cioè, se un decisore pubblico riesce a garantire tutti e quattro questi
elementi, sta compiendo una scelta che in qualche maniera tutela l'interesse collettivo. Ok? Che succede? Che la questione dei conflitti di interessi chiaramente è differente rispetto a come è fatto uno Stato, a come viene governato, a che quale sistema amministrativo, politico, burocratico, com'è il rapporto tra politica e burocrazia. Quindi si hanno diversi conflitti di interessi, si hanno diversa intensità di conflitto di interesse a seconda fatto un ordinamento giuridico. Io ho preso due esempi abbastanza noti, no? La Francia e gli Stati Uniti, perché sono piuttosto agli antipodi. Non ho voluto inserire volutamente l'Italia, perché, però ognuno di voi si fa un'idea mentre io parlo, insomma, di dove stiamo noi rispetto a questi. Allora, in Francia, come sapete bene, ogni ciclo elettorale, non essendoci lo spoil system, ogni ciclo elettorale non determina, se non in pochi casi, un cambiamento delle posizioni apicali dell'amministrazione. Che significa? Che in Francia ci tengono molto a questa cosiddetta continuità e alla valorizzazione della professionalità, dell'affidabilità e dell'indipendenza della componente burocratica. Sapete anche che in Francia si investe tantissimo nella formazione della dirigenza apicale attraverso delle scuole di formazione molto importanti come l'École Nationale d'Administration. Quindi in Francia c'è questo approccio, l'approccio per cui il funzionario, ma soprattutto il vertice apicale dell'amministrazione, deve vivere il proprio lavoro in uno spirito di altissima professionalità, affidabilità e indipendenza. Il rapporto con la politica non deve incidere nella prevaricazione di questi principi. Negli Stati Uniti vige un sistema molto diverso, cioè ogni ciclo elettorale determina un rilevante cambiamento delle posizioni apicali dell'amministrazione, il cosiddetto spoil system. E quindi qual è il principio che invece questo approccio cerca di difendere? Che puntando su un continuo delle posizioni apicali, questo sistema mira a potenziare l'accountability democratica della componente burocratica. Cioè, che significa? Che io, una volta che c'è un'elezione, il presidente introduce al vertice dell'amministrazione persone di propria nomina per fare in modo che queste persone rispondano maggiormente, diciamo, la propria linea politica, perché questo garantirebbe, almeno in teoria, una accountability democratica, perché quelle persone, rispondendo al presidente, il presidente essendo stato eletto, rispondono al popolo elettore. Questo è lo schema, diciamo, che si contrappone enormemente a quello della Francia, come potete ben capire. Che significa? Che esistono dei pro e dei contro in tutte e due i sistemi. Per esempio, nel sistema francese siamo di fronte, i pro, diciamo, potrebbero essere l'iperburocrazia professionale, si accede tramite concorso, c'è un'alta specializzazione, c'è una certa indipendenza, no? E quindi l'imparzialità potrebbe essere garantita anche da questo, sostanzialmente. Di contro, quello che io chiamo il monachesimo amministrativo, cioè persone che fanno solo quello, hanno fatto solo quello nella vita, e la cosiddetta iperburocrazia, che in qualche maniera degenerazione viene anche chiamata mandarini di Stato, in Italia spesso se ne parla, insomma, cioè il fatto proprio per la loro indipendenza, per il rapporto esclusivo che hanno con l'amministrazione, quasi non rispondono alla componente politica, e siamo di fronte a quello che potrebbe diventare una casta, cioè un gruppo sociale sostanzialmente chiuso. Questi sono i pericoli, diciamo, non ci succedono sempre, insomma, sono i pro e i contro, diciamo, di questo approccio qui. Mentre nell'approccio americano i pro possiamo vedere rappresentati dal fatto che esiste una burocrazia soft, cosiddetta civile, cioè il fatto che esista una notevole alternanza ai vertici di soggetti della società civile o accademica vuol dire che all'interno dell'amministrazione l'amministrazione si irrora di capacità, di conoscenze, di posizioni che riguardano soprattutto la società civile, quindi c'è un'osmosi più efficace. Però qual è il contro? Il contro è quello che io ho chiamato la cortigianeria, che spesso ne abbiamo parlato in questi webinar, in cui appunto osserviamo un asservimento e una totale identificazione della burocrazia nella componente politica, che perde completamente la parte burocratica, perde di indipendenza, perde di
come dire, di anomia in qualche maniera. Questi sono i colibri. Chiaramente rispetto a tutti e due i sistemi esistono diverse forme di conflitto di interesse e anche diverse intensità rispetto al conflitto di interesse. Per esempio nell'approccio francese può darsi che i problemi di conflitto di interesse si abbiano soprattutto quando c'è per esempio un cumuli di incarico, nel senso che avendo questi vertici amministrativi una certa indipendenza e una certa alta professionalità, può succedere che noi potremmo notare una certa tendenza a ricoprire più incarichi all'interno di un'amministrazione, aumentando in questo il conflitto di interesse. Noi lo osserviamo in Italia, per la verità, questo tipo di problema. Potremmo avere più situazioni cosiddette di pantouflage, cioè di precostituzione di situazioni all'interno dell'amministrazione che poi possono essere sfruttate una volta, per esempio, che i decisori pubblici vanno in pensione. Perché? Perché all'interno dell'amministrazione quel decisore pubblico così indipendente, ma anche così competente, altamente professionale, può costituirsi una rete di relazioni che poi può sfruttare nel momento in cui può andare fuori dall'amministrazione, cioè alla fine, al termine della sua carriera. Invece nell'approccio americano, diciamo quello degli Stati Uniti, i problemi ce li abbiamo soprattutto per esempio negli incarichi extra istituzionali, quindi nei confronti dell'esterno, per lo stesso motivo, perché noi abbiamo un soggetto che sta all'interno dell'amministrazione, ci sta per un brevissimo periodo di tempo, in genere 4 anni, nel migliore dei casi 8 anni, ma che poi ha tutto un sistema di relazioni esterne che in qualche maniera potrebbe essere tra virgolette pericoloso, appartenenza a partiti, associazioni e organizzazioni. Perché? Perché chiaramente è un soggetto non neutro, cioè non, in qualche maniera prima di fare l'amministratore ha fatto tutt'altro, insomma. Quindi questo per dirvi insomma, in maniera molto semplice, che a seconda di quali sono, di come sono fatti gli ordinamenti, esistono potenziali conflitti di interesse che possono essere maggiori o minori, possono avere maggiore o minore intensità. Allora, chiusa questa parte, diciamo, più su come viene trattato il conflitto di interessi nella storia e nella cultura, chiaramente è una trattazione molto parziale rispetto alle tonnellate di cose che si potrebbero dire, però mi serviva di tracciare una semplice linea per andare a finire in quello che secondo me in questo momento è importante, capire bene che cos'è un conflitto di interessi, cioè dare una prima definizione di conflitto di interessi. Per questo, appunto, andando in giro e cercando una definizione che mi potesse convincere, ne ho trovate tante, alcune mi hanno convinto di più, alcune di meno, fortunatamente, forse per la prima volta da quando faccio questi webinar e mi occupo di queste cose, ho trovato un italiano che mi ha assolutamente soddisfatto. Insomma, si tratta di questo professore di Tor Vergata, che si chiama Emiliano Di Carlo, che nella sua pagina internet e in alcuni suoi scritti mi ha fatto capire bene che cosa si intende per conflitto di interessi, me l'ha spiegato bene. Quindi credo che la cosa migliore sia non soltanto avere una buona definizione, ma anche una definizione che spiega bene che cos'è una cosa e che cosa non è questa cosa. Quindi per approfondimenti vi invito a visitare quella pagina, perché secondo me è molto male, insomma. Comunque io ho abbondantemente preso dal professor Di Carlo e vi propongo la stessa definizione. Quindi il conflitto di interessi reale e attuale è la situazione in cui l'interesse secondario, che è il primo soggetto, diciamo, che abbiamo, insomma, finanziario o non finanziario, poi vedremo che tipo di interessi secondari possono mettere in crisi l'interesse primario, di una persona, cosiddetto agente, tende a interferire con l'interesse primario di un'altra parte principale verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità. Quindi noi abbiamo un interesse secondario, abbiamo un agente, cioè un soggetto decisore, nel nostro caso un decisore pubblico, ma vedete, questa è una definizione ampia, non è riferita alla pubblica amministrazione, si parla di conflitto di interesse in generale. Poi c'è la locuzione tende a interferire, che è molto interessante, perché ci sono varie
interlocuzione, ha la potenzialità di interessare, di interferire, per esempio, un'altra cosa che normalmente si trova nelle definizioni, con l'interesse primario, quindi l'interesse primario dell'altra parte, il cosiddetto principale, verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità. Per capire meglio, entrando un po' più nel dettaglio, per avere un conflitto di interesse noi dobbiamo avere tre elementi fondamentali. Il primo elemento è quello che si chiama la relazione di agenzia, cioè il rapporto agente principale, insomma, in inglese principal-agent relationship. L'agente deve agire nell'interesse primario del principale, no? Quindi qui abbiamo vari esempi, rapporto medico, agente, paziente principale, noi nella PA abbiamo il rapporto funzionario pubblico, pubblica amministrazione, cioè il funzionario pubblico deve perseguire l'interesse primario, in qualità di agente, deve perseguire l'interesse primario della pubblica amministrazione. Su che cos'è l'interesse primario della pubblica amministrazione avremo poi tutta una parte, una sezione. Quindi in questo momento cerchiamo di concentrarci sull'interesse secondario. Perché? Perché il secondo elemento è proprio la presenza di un interesse secondario. La presenza cioè di un interesse che può essere di tipo finanziario o di altra natura, che muove in qualche maniera, fa pressione sull'agente. Quindi l'agente ha il proprio interesse primario, che è quello del principale, però in qualche maniera esiste anche un interesse secondario in capo all'agente. Il terzo elemento che in qualche maniera mette in azione il primo e il secondo elemento è la cosiddetta tendenza dell'interesse secondario a interferire con l'interesse primario. Si parla di tendenza, perché? Perché la cosiddetta interferenza si presenta con diverse intensità a seconda dell'agente portatore dell'interesse secondario e della rilevanza assunta da tale interesse. Quindi non è, come potete vedere, una situazione statica, è una situazione dinamica, e questa è una delle caratteristiche fondamentali del conflitto di interessi, che è una situazione dinamica, una situazione che mira ad evolvere. Ecco perché si parla di conflitti di interessi attuali o reali o potenziali in qualche maniera, no? Allora, perché è diversa la corruzione? Per esempio, uno dei grossi equivoci che ho capito esiste in questa è che sia simile al conflitto di interesse alla corruzione. In realtà sono due cose molto, molto diverse, no? Perché? Perché nella corruzione in realtà esistono i primi due elementi, cioè la relazione di agenzia, in questo caso la relazione di agenzia sta tra il corruttore e il corrotto, quindi il corrotto, che nel nostro caso è un funzionario pubblico, invece di svolgere l'interesse primario della pubblica amministrazione, svolge in realtà l'interesse secondario del corruttore. In questo senso c'è una relazione di agenzia. C'è anche il secondo elemento, cioè, esattamente, la presenza di un interesse secondario. A fronte di un pagamento o della dazione di un'utilità, emerge l'interesse secondario, che è quello appunto da parte dell'agente di perseguire gli interessi illeciti in questo caso. Quello che manca è il terzo elemento, cioè più che manca è diverso. Il terzo elemento, che è come avevamo visto prima nel conflitto di interessi, era la tendenza dell'interesse secondario a interferire con l'interesse privato, nella corruzione in realtà non è più una tendenza, è un comportamento che si trasforma in atto. Quindi, se il conflitto di interesse è una situazione di rischio potenzialmente idonea a realizzare l'interferenza, nella corruzione noi abbiamo già un abuso di potere che si è già trasformato in un comportamento, un'azione. E qui sta la grande differenza tra conflitto di interesse e corruzione. Cioè, la corruzione potrebbe essere la fase finale del conflitto di interesse, cioè all'interno di questa dinamica può succedere che effettivamente il conflitto di interesse si possa essere trasformato in corruzione. La corruzione è molto spesso un crimine, no? Mentre il conflitto di interesse incorpora un'ampia gamma di comportamenti, la maggior parte dei quali non costituisce reato, come diceva giustamente Carney. Ma secondo me la cosa che ci fa capire bene la differenza tra conflitto di interesse e corruzione, almeno io l'ho capito meglio così, è che la corruzione è un comportamento, cioè un'azione, un agire, mentre il conflitto di interesse è una situazione.
È un rischio, una situazione di rischio, un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dall'inseguimento di quelli secondari. Qui sta la grande differenza. Pensando a questo, possiamo dire che mentre la corruzione, che è appunto un comportamento, è un numero abbastanza limitato di situazioni, nel conflitto di interessi invece abbiamo un'esplosione di situazioni a rischio. Ne abbiamo veramente tante. Io poi mi sono divertito a fare una tassonomia di questi conflitti di interessi che poi vi faccio vedere. Quindi la corruzione in realtà è la degenerazione di un conflitto di interessi. Invece il conflitto di interessi segnala solo la presenza di interessi in conflitto, no? In modo potenziale, anche solo in modo potenziale o apparente. Ma non è un comportamento, quindi non è perseguibile come reato, non è perseguibile dalla legge in qualche maniera, come azione, insomma. È perseguibile in un'altra forma. Ed ecco qui, io ho fatto una raccolta di quelle che secondo me, potrebbero essercene molte altre, infatti l'invito che faccio sempre è quello di aiutarmi a, come dire, a centrare sempre meglio e sempre di più le cose che diciamo. Quindi, secondo me, dalle analisi che ho fatto, da quello che un po' conosco, esistono queste particolari categorie di relazioni che possono generare interessi secondari nei confronti di un decisore pubblico che vanno a confliggere con l'interesse primario. Queste relazioni sono molteplici, sono di tipo politico, affettivo, familiare, avete visto, ma ne vediamo credo una per una, però intanto uno sguardo di massima, per esempio le relazioni ambigue che vengono generate ad esempio dallo scambio di doni o altre utilità. Noi abbiamo fatto, vi ricordate, un webinar su questo. Le cosiddette relazioni finanziarie, vabbè, le crediti e debiti nei confronti di singoli individui, società, organizzazioni, le relazioni politiche, quindi appartenenza a partiti, associazioni, organizzazioni, le relazioni amicali, molto, molto interessante anche questa, amicizia o grave inimicizia, in tutti e due i casi c'è conflitto di interessi, no? C'è la potenzialità dell'interesse secondario di interferire con l'interesse primario. Ma anche relazioni familiari, classiche, affettive, coniugio, convivenza, parentela o affinità, relazioni di rappresentanza, tutoraggio, cura, procura o agenzia, relazioni professionali, collaborazioni con soggetti privati, relazioni professionali future, pantouflage, revolving doors, poi ne parliamo, relazioni extra istituzionali, quindi incarichi d'ufficio o extra istituzionali, e alla fine ho messo questo gravi ragioni di convenienza, perché la norma esplicita chiaramente, il codice di comportamento dice chiaramente, poi lo vediamo nel dettaglio, queste sono diciamo le categorie, no? Poi ci sono altre categorie che la 190 mette insieme, però il decisore pubblico è di fronte al dilemma, deve comunque recedere, astenersi dalla decisione, se lui intuisce che esistono gravi ragioni di convenienza. Quindi il legislatore, in qualche modo l'ordinamento, si tutela, e questa lascia libero diciamo alla coscienza del decisore pubblico, di capire qual è se esiste poi, al di là di tutte queste categorie, se esistono ragioni di convenienza per cui egli si debba astenere dal prendere una decisione su un determinato caso. Ok? Partiamo dal dono. Vi ricordate, qualcuno di voi magari se lo ricorda, ci abbiamo fatto un webinar che tra l'altro basta cliccare appunto su questa slide, su webinar 13 ottobre 2014, e si può seguire questo webinar, in cui adesso non abbiamo tempo, ma in quel webinar credo di avere spiegato abbastanza il modo attraverso cui il dono o altra utilità si insinua psicologicamente nell'anima del cosiddetto soggetto pubblico decisore, no? Quindi come funziona? Com'è che diciamo il dono entra all'interno come interesse secondario ha la potenzialità di interferire con l'interesse primario? Con la cosiddetta remunerazione, cioè l'interesse a ricompensare. Quando un funzionario pubblico viene fatto un dono, un'altra utilità, chiaramente maggiore della modica quantità, stiamo parlando insomma di doni o altre utilità che riescono a interferire, perché
perché fatti, diciamo, perché rilevanti, insomma, in qualche maniera. Nel momento in cui il decisore pubblico accetta quel dono o quell'altra utilità, in qualche maniera si attiva quello che si chiama il principio di reciprocità, per cui il soggetto pubblico decisore ha un interesse secondario, emerge un interesse secondario a ricompensare. Questo interesse secondario a ricompensare può deviare l'interesse pubblico primario, può interferire con l'interesse pubblico primario. Ma non solo questo, anche per esempio l'articolo 5 del codice di comportamento, che regola la partecipazione ad associazioni e organizzazioni, può generare conflitto di interesse. Nella specifica norma è molto chiaro, no? Si devono comunicare l'appartenenza, la propria adesione, associazione, organizzazione, eccetera, eccetera, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Abbiamo questa parolina magica, interferire, no? Ci siamo già occupati precedentemente. Poi c'è tutta la procedura di cui non vi sto a trattare, però anche questo, cioè, è potenzialmente atto a generare conflitti di interesse, a interferire con l'interesse primario. Abbiamo già detto, lo svolgimento di incarico d'ufficio, attività in incarichi extraistituzionali, può effettivamente generare conflitto di interesse. Se voi vedete quarto punto elenco, diciamo, si parla proprio che in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Quindi anche lo svolgimento di questi incarichi è potenzialmente atto a produrre conflitti di interessi, anche quelli gratuiti, perché quelli poi rientrano nel cosiddetto dono, nella reciprocità del dono. Quindi non serve che siano incarichi retribuiti, basta che ci siano anche incarichi gratuiti. Il cosiddetto pantouflage, cioè lo svolgimento di attività successiva alla cessazione dei rapporti di lavoro, è molto interessante perché è un conflitto di interesse che si attiva posteriormente. Che cos'è questa disposizione? No? È la legge 190 che introduce una norma volta a contenere il conflitto di interesse emergente dall'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Cioè, che succede? Durante il periodo di servizio il dipendente può artatamente, si dice in questo caso, precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose che poi sfrutterà successivamente o nel momento in cui si dimetterà, diciamo, dalla sua funzione pubblica o quando va in pensione. Ok? Sfrutterà queste amicizie, queste situazioni lavorative che lui si crea per entrare, per esempio, come amministratore delegato di una società o entrare nel consiglio d'amministrazione. In questo caso la norma prevede una limitazione della libertà negoziale del dipendente, no? E qui il conflitto di interesse è molto interessante perché è futuro, perché si attiva nel futuro. Cioè io ho un interesse primario, decisore pubblico, a operare una scelta nell'interesse pubblico, però so, e questo mi può interferire, che se io scelgo un particolare soggetto, quello mi potrebbe far lavorare in futuro. Ed ecco che si attiva l'interesse secondario e si attiva l'interferenza. Ok? Ma giusto due parole sul pantouflage, che è una cosa molto interessante per chi magari l'ha studiato. Lo sa, insomma, no? Il pantouflage viene da un'espressione francese che significa letteralmente mettersi in ciabatte. Che significa? Che negli anni 90, voi sapete che in Francia i funzionari pubblici, soprattutto quelli, diciamo, vertici apicali dell'amministrazione, sono formati dalla scuola, appunto, dalla ENA e dall'École Polytechnique. Quindi lo Stato investe un sacco di soldi nella formazione della dirigenza pubblica apicale. Hanno fatto una ricerca negli anni 90 in Francia e si sono resi conto che invece molti di questi soggetti che venivano formati in queste scuole, quindi per cui venivano spesi un sacco di soldi, andavano a finire invece che all'interno delle amministrazioni pubbliche, dove si sarebbero dovuti sporcare, diciamo, le mani e restituire, diciamo, il favore che gli è stato fatto nell'essere stati formati con così tanta professionalità. In realtà si è scoperto che andavano a lavorare nel privato, quindi
in qualche maniera si mettevano in ciabatte, no? Perché ricevevano sicuramente delle emolumenti superiori e soprattutto non si dovevano preoccupare delle rogne, diciamo, del settore pubblico. Quindi il termine pantuflaggio sta a significare proprio questo, il passaggio, diciamo, dal pubblico al privato, e che in qualche maniera penalizza fortemente il pubblico. In inglese il termine è revolving doors, che è sicuramente più intuitivo da un punto di vista, diciamo, dell'immaginario, no, perché la porta girevole si passa dal pubblico al privato e dal privato al pubblico si entra in questo circuito di girevole in qualche maniera, ok? Altre relazioni che possono generare conflitti di interesse. Parliamo più specificamente dell'articolo 6 e 7 del codice di comportamento della PA. L'articolo 6, che è appunto il dovere di segnalazione, ci fa intuire, insomma, ci dice anche esplicitamente, per esempio nel terzo punto elenco è molto chiaro, che all'atto della segnalazione all'ufficio il dipendente deve informare per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti diretti o indiretti di collaborazione con i soggetti privati. Quindi i rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati sono potenzialmente in grado di interferire nella decisione pubblica. L'articolo 7 poi in qualche maniera estende questa cosa e afferma che il decisore pubblico deve astenersi dal prendere decisioni in tutti questi casi, quindi quando ci sono interessi propri, ovvero di suoi parenti affini, quindi tutta la parte della familiarità, soggetti, organizzazioni in cui il coniuge abbia causa pendente, eccetera, eccetera, soggetti, organizzazioni di cui sia il tutore, curatore, procuratore, quindi rapporti di rappresentanza, poi vediamo... associazioni anche non riconosciute, comitati, società, quindi tutta la parte, diciamo, relazioni che vengono prese da un punto di vista politico. E come vedete nel penultimo punto, il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, che è una clausola che amplia all'infinito queste ipotesi di interferenze, tra virgolette. Okay? Ma come funziona l'interferenza? Entriamo un po' più nello specifico. Come funziona? Cosa si intende con la locuzione? L'interesse secondario tende a interferire con l'interesse primario. Allora, noi abbiamo la cosiddetta linearità del processo decisionale pubblico, che è abbastanza chiara, insomma, cioè il decisore pubblico, cioè il soggetto pubblico responsabile di una scelta, deve agire, vedete questa freccia che è, in qualche maniera è lineare, verso l'interesse pubblico, rispettando la cosiddetta imparzialità. Sopra e sotto vedete che c'è un regime di parzialità, quindi deve in qualche maniera operare la sua scelta facendo ricadere gli effetti all'interno di quel rettangolo che viene a formarsi con l'interesse pubblico. Però esistono queste forze, questi interessi secondari che in qualche maniera tendono a flettere, a curvare la linearità del processo decisionale pubblico, tendendo a fare sì che il soggetto pubblico in qualche maniera decida, operi una scelta verso la cosiddetta parzialità. Okay? Ora, questo schema ha tre diverse possibilità e ve le voglio illustrare, perché sono tre possibilità che poi nella realtà noi troviamo spesso. E volentieri. La prima possibilità è quella che io chiamo della reazione etica, cioè il decisore pubblico, che è responsabile appunto della scelta, agisce sotto l'influenza delle forze che curvano la linearità decisionale, cioè non si astiene, pur essendo in regime di conflitto di interessi, decide di non astenersi, però se ne accorge che c'è qualcosa che non funziona. Sotto la spinta di un'erronea e tardiva reazione etica, sceglie di penalizzare il soggetto o i soggetti che hanno contribuito a produrre tale curvatura. Facciamo un esempio. Esiste un soggetto che è chiamato a essere commissario di valutazione, appunto, di un appalto. Nell'atto, diciamo, l'apertura delle buste, quello che volete voi, nel lavoro che deve svolgere, si accorge che uno dei soggetti che ha presentato una proposta è un soggetto che ha con lui una ragione di gravissima inimicizia, per esempio. Le ragioni di grave inimicizia in realtà rappresentano un potenziale conflitto di interesse, in questo caso attuale, perché lui è chiamato a decidere. Quindi decide comunque di non astenersi, no? Pur essendo in questa... però ha una reazione etica, dice attenzione, io per far vedere che
che in qualche maniera, scusate, l'esempio è sbagliato, ha delle ha con questa società che ha presentato l'offerta invece ragioni di grave di grande amicizia, no, non parliamo di grave inimicizia, se no non funziona l'esempio, di grande amicizia, cioè uno che sta dentro una commissione di valutazione è molto amico con, oppure ha già lavorato o lavora presso una delle società che presenta l'offerta. Si accorge di questo, non si astiene, ma per far vedere che in qualche maniera la sua è una decisione presa con spirito etico ed imparzialità, penalizza proprio quel soggetto, cioè quella società con la quale lui ha questo tipo di rapporto, quindi un rapporto di collaborazione, un rapporto di forte amicizia. In questo caso, la scelta, che probabilmente potrebbe essere scambiata per una scelta imparziale e che mira all'interesse pubblico, in realtà non è così, è parziale, perché il soggetto decisore pubblico si è privato di una delle offerte che potevano risultare vincenti. Magari quella società aveva presentato la migliore offerta, o in termini economici, o in termini di vantaggio, di qualità dell'offerta, ma questa reazione etica ha fatto allontanare la scelta, non ha fatto cadere questa scelta dalla migliore scelta possibile. In questo senso stiamo in un regime di parzialità, non ci siamo in nessun modo attenuti al perseguimento dell'interesse pubblico. E quindi questa curvatura del processo decisionale pubblico in qualche maniera ha funzionato, cioè ha funzionato male. Il secondo esempio è quando il soggetto responsabile della scelta agisce sotto l'influenza delle forze che tuttavia non curvano la linearità decisionale, cioè nonostante una persona sia in una situazione di conflitto di interesse non si astiene perché ritiene che lui abbia una tenuta cosiddetta etica superiore, cioè lui, il decisore pubblico sostiene: io comunque garantirò l'imparzialità anche se sono in una situazione di conflitto di interesse. Questo che significa? Che probabilmente la sua scelta sarà sicuramente imparziale, perché diciamo in qualche maniera quello del soggetto decisore pubblico è probabilmente un soggetto imparziale, un soggetto insomma integro. Il problema è come viene vista questa scelta all'esterno, cioè questa scelta può compromettere la reputazione dell'amministrazione, perché non basta in qualche modo non essere in conflitto di interesse, diciamo. Bisogna anche farlo vedere all'esterno che non siamo in conflitto di interesse. Quindi, nonostante la scelta possa rappresentare una scelta corretta, esiste un danno reputazionale. Perché? Perché i cittadini, l'opinione pubblica, osserverà un decisore pubblico che decide comunque sotto la spinta, anche se poi non è... non rilevante, però sotto la spinta di interessi secondari. L'ultima possibilità è quella in cui appunto il decisore pubblico è in realtà sottoposto alla spinta del conflitto di interesse, effettivamente cede a questa spinta e opera una decisione parziale. Quindi si allontana dall'interesse pubblico, ma si allontana anche dalla reputazione, diciamo, dell'amministrazione. Quindi qui abbiamo un doppio fallimento, un fallimento etico e un fallimento che noi chiamiamo reputazionale, e c'è una totale curvatura del processo decisionale etico. Okay? Quindi siamo giunti, e poi magari diamo un po' di tempo per se ci sono domande o cose varie, a una definizione che secondo me mi sembra molto puntuale del conflitto di interessi in ambito pubblica amministrazione. Quindi arricchiamo, diciamo, la definizione del professor Di Carlo con queste altre questioni. Il conflitto di interesse reale attuale è la situazione in cui l'interesse secondario, finanziario o non finanziario, di un decisore pubblico tende a interferire con l'interesse primario dell'amministrazione pubblica, verso cui il primo, cioè il funzionario, ha precisi doveri e responsabilità. Questi precisi doveri e responsabilità sono, come abbiamo detto prima, l'imparzialità, la fiducia, la trasparenza e l'inclusività. È nella slide, se vi ricordate, che abbiamo fatto vedere all'inizio. Ora, prima di passare a quest'altro argomento, che è anche molto interessante, sul concetto di interesse primario, magari se ci sono delle domande proviamo a ragionarci. Allora, Angela mi scrive tante cose.
Scusa, come sai, ebbene i programmi operativi 2014, perché Angela Genchi la presento, diciamo, una persona che conosco e si occupa di fondi strutturali per la Regione Puglia, no? Credo di non sbagliarmi. Allora, sebbene i programmi operativi 2014-2020 non siano stati ancora approvati, penso che occorra definire un sistema che assicuri all'autorità di gestione, soprattutto al responsabile del PRA, di garantire l'assenza del conflitto di interessi nella gestione delle operazioni cofinanziate, soprattutto in riferimento ai beneficiari finali, comuni, ASL, eccetera. È stata avviata una riflessione in merito. In realtà, tra i tanti documenti in cui mi sono imbattuto, ce n'è uno molto interessante proprio della Commissione europea. Adesso, se mi dai un secondo, io vado a vedere come si chiama, perché te lo voglio, almeno ti scrivo allora, vediamo un po' se riesco. Eccolo qua. Te lo mando, ti scrivo l'intestazione, così puoi essere poi in grado di. Eccolo qua. Allora, si chiama il documento, che è una linea, sono delle linee guida, insomma, no? Guida pratiche. Si chiama Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali. Guida pratica per i dirigenti, elaborata da un gruppo di esperti degli Stati membri col coordinamento dell'Olaf. Questo documento è molto interessante e più o meno credo che risponda alle tue esigenze. Non l'abbiamo citato qui perché non rappresenta, diciamo, come dire, non stava dentro questo tipo di discorso che ho fatto adesso, però sì. Con la rotazione di dirigenti si potrebbe superare il monachesimo, perché siamo tutti spaventati giustamente dal monachese, ed è anche un aspetto abbastanza in realtà, cioè io non mi fido tanto dei monaci, che, non nel senso dei monaci in generale, ma di chi si astrae dalla realtà per poter, come dire, rimanere integro, insomma, no? Non credo che sia quella la via per proteggerci dall'interesse secondario, se vogliamo, no? La rotazione dei dirigenti anch'esso è uno strumento piuttosto neutrale, come dico io, nel senso che è uno strumento che in qualche maniera non va a parlare con le persone, non va, non, diciamo, non mette in discussione l'individuo, la propria coscienza, è semplicemente un aspetto, diciamo, la rotazione è un aspetto quasi automatico, per cui quanti anni hai fatto in quella posizione? Se raggiungi, diciamo, quel numero di anni, io ti tolgo e ti metto da un'altra parte. Sicuramente è uno strumento efficace, molto controverso, come saprete tutti voi, è una delle misure anticorruzione più controverse che esistano, perché se si può fare in amministrazioni di media grandezza o grandi amministrazioni, è molto complicato farlo nei piccoli comuni, per esempio, nelle piccole amministrazioni, perché al criterio di integrità poi si deve anche rapportare il criterio della competenza, per cui se abbiamo pochi funzionari competenti, farli ruotare diventa, come dire, un attentato, nel senso che una persona si specializza in tanto tempo e poi viene tolto perché per ragioni appunto di convenienza. Quindi la rotazione dei dirigenti può essere una risposta nelle grandi amministrazioni, diciamo, che può in qualche maniera come dire, risolvere i problemi di conflitto di interessi, ma secondo me è parziale, è sempre riferita a situazioni neutre. Invece, secondo me, la via, diciamo, è sempre quella di mettere in discussione l'umanità delle persone, cioè entrare a ragionare, informare le persone su cos'è un conflitto di interessi, su quello che non è, quindi non spaventarli con l'idea che il conflitto di interessi è per sé qualcosa di sbagliato, non è che funziona così, è una situazione di rischio che prima di tutto è un rischio per le persone. E poi attivare tutto un percorso informativo, formativo, per cercare di capire come le persone possono individuare i propri conflitti di interesse, ma anche come li possono gestire. Qui ci arriveremmo alla quarta sezione di questa cosa. Probabilmente non ci arriviamo oggi. Ma in termini di responsabilità, dice Maria Concetta, quali sono le differenze tra i due diversi sistemi, francese e americano?
chi intendi per diverse, chi intendi di responsabilità. La responsabilità, se tu la intendi come accountability, cioè come rendere conto a qualcuno, e mentre il funzionario pubblico in qualche maniera, nello schema francese, rende conto in qualche, insomma, ai cittadini in senso lato, non perché siano cittadini elettori. Nello schema americano, i funzionari, diciamo, che vengono cambiati così velocemente con lo spoil system, in realtà rendono conto molto di più agli elettori, cioè ai cittadini elettori. C'è una maggiore responsabilità democratica nello schema americano che piuttosto che nello schema francese, diciamo. Ok, poi dice Luana, ma quando sono i responsabili anticorruzione ad accumulare tanti incarichi, allora fatevi, come dire, scattare un alert dentro, perché è abbastanza strano, però è anche naturale, perché noi abbiamo una legge, la 190, che non è che individua un responsabile anticorruzione che fa solo quello. Noi, penso Patrizia lo può testimoniare, abbiamo responsabili anticorruzione che stanno un po' in tutte le posizioni, diciamo, dell'organizzazione amministrativa, li abbiamo ai servizi ispettivi, li abbiamo addirittura come responsabili dell'organizzazione delle strutture, li abbiamo come responsabili del personale, li abbiamo responsabili della formazione, ce l'abbiamo un po' in tutte le posizioni. Quindi, una volta che, se la legge avesse individuato una responsabilità unica in capo al responsabile anticorruzione, saremmo andati in quel senso lì, però questo non è successo. Quindi il responsabile anticorruzione è anche altro. Nei comuni, per esempio, il responsabile anticorruzione è anche il segretario comunale. È chiaro che in quel caso è quasi naturale che esistano, potrebbero esistere, diciamo, un cumulo di incarichi che potrebbe portare a un'interferenza di quel tipo lì, però in questo caso è proprio la legge che lo determina, no? Ok. Ok. Io c'ho ancora un pochino di tempo, non riusciamo a fare la terza parte perché ho bisogno almeno di mezz'ora, perché questa è una parte molto... Voi casomai scaricatevela, leggetevela. Io intanto parto con l'ultima parte, perché poi mi interessa 5 minuti. Qui parliamo di utilitarismo, una cosa molto interessante secondo me. Chiamiamo in causa tre grandi dell'economia, che sono Jeremy Bentham, Roy Harrod e Amartya Sen, no? Voi sapete, se avete seguito i miei webinar, quanto io sia molto debitore, mi sento debitore con Jeremy Bentham, che ritengo una delle persone, non che ha scritto le cose più corrette, perché quello che ha scritto è piuttosto opinabile in molti casi, ma secondo me è quello che ha capito meglio la natura umana, e sicuramente è quello che secondo me l'ha rappresentata al meglio. Poi sulle soluzioni possiamo discutere, però insomma, secondo me è quello che nel XVIII secolo ancora ci può descrivere alcune cose che noi spesso ancora oggi facciamo fatica a comprendere. Roy Harrod è un economista sicuramente minore rispetto a Bentham, però in questa trattazione mi è servito per in qualche maniera contrapporre alcune cose che non funzionavano dell'utilitarismo bentamiano con quello che poi propone Harrod. Ma alla fine io propendo appunto per una posizione che ho trovato soprattutto dentro Amartya Sen, dentro il pensiero di Amartya Sen. Quindi, se volete, questo è un percorso che potete tranquillamente farvi autonomamente, anche perché le slide le ho fatte in maniera tale da essere molto divulgative. Quando io faccio questi webinar ci metto un sacco di tempo a collezionare tutte le informazioni, ma ci metto ancora più tempo a fare in modo che queste slide possano essere usufruite anche senza la persona che parla, insomma, in qualche maniera. Questo è un po' il nostro obiettivo, in modo tale che poi possano essere prese, scaricate, anche senza che poi qualcuno le spieghi troppo. Certo, sarebbe meglio, nel senso che quello avrebbe più senso, però si possono consultare anche in questa maniera. Alla fine di questa sezione io arrivo a definire in che modo il decisore pubblico può agire in assenza di conflitti di interesse e con la certezza
certezza che persegua al mano il cosiddetto interesse primario, cioè l'interesse pubblico, che è questa slide qui di cui insomma, magari ne parleremo la prossima volta, che forse potrebbe essere interessante fare un'unica presentazione su quella che io chiamo l'etica delle scelte pubbliche, cioè che cosa è giusto e sbagliato fare quando siamo in una situazione di essere chiamati a decidere nell'interesse pubblico. L'etica delle scelte pubbliche, secondo me, dovrebbe essere al centro di tutti i percorsi formativi per i funzionari, i dirigenti, per chiunque è chiamato a operare delle scelte nell'interesse pubblico. Ci sono dei meccanismi molto interessanti, ci sono poi delle questioni chiaramente di etica che vanno conosciute, ma soprattutto questioni su cui riflettere, su cui non bisogna essere tutti d'accordo, però bisogna comunque ragionare su queste cose qui. Cioè, un decisore pubblico che non prende in considerazione alcuni aspetti che ormai nella cultura filosofica amministrativa sono ormai assolutamente assodati, mi spaventa in qualche maniera, dovrebbe spaventare. Insomma. Quindi perciò lo propongo con tanta enfasi, perciò abbiamo fatto webinar che si chiamavano Etica delle scelte pubbliche, perché secondo me questo è il centro, insomma, che aiuta poi il decisore pubblico, chiunque egli sia, a orientarsi, no? Da una parte ci sono le norme, dall'altra parte c'è tutta una discussione ancora in corso su che cos'è l'interesse pubblico e come si promuove al massimo, no? Mentre ci dedichiamo veramente gli ultimi 5-10 minuti alla gestione dei conflitti di interesse, perché sono, diciamo, le questioni che forse voi conoscete anche meglio di me, insomma, no? C'è un interessante metodo che è proposto dagli australiani e ve lo voglio, insomma, rappresentare, non perché sia il metodo migliore, ma perché è un modo che voi potete utilizzare con gli altri funzionari, se state facendo formazione su queste cose, per in qualche maniera fare un'autovalutazione, aiutare le persone a autovalutare il loro livello di conflitto di interesse all'interno di una decisione, no? Quindi queste le chiamano le 6P, lo utilizzano in Australia, è piuttosto interessante, questo dovrebbe, nello spirito, diciamo, per cui è stato fatto in Australia, dovrebbe essere fatto a qualunque decisore pubblico venga chiamato appunto a operare una scelta, antecedentemente alla scelta, esattamente. Quindi un operatore pubblico dovrebbe chiedersi queste cose, e poi decidere se si trova in situazione di conflitto di interesse e quindi se si debba astenere o meno dal prendere decisioni. Non ve lo leggo perché è abbastanza chiaro, però immaginate non che sia lo strumento, ma che è uno degli strumenti che si utilizzano per rendere più facile, più possibile queste questioni. Allora, qui si vede un po' male, ma insomma, è il processo che il nostro legislatore in qualche maniera delinea riguardo a come si gestisce un conflitto di interesse, perché la prima cosa è il cosiddetto dovere di segnalazione. Ma perché io metto tanta enfasi sulla conoscenza dell'individuo, cioè sul rafforzamento delle capacità personali e individuali dei singoli funzionari? Perché proprio lo stesso nostro legislatore dice che la responsabilità è in capo al singolo, all'individuo, sia nel caso di segnalazione sia nel caso di astensione. Ma se una persona non è in grado di capire quando sta in una situazione di conflitto di interessi, come fa poi ad astenersi in qualche maniera? Quindi il rapporto è questo: all'atto dell'assegnazione all'ufficio viene chiesto a tutti i funzionari, appunto, il dipendente diciamo, è obbligato a scrivere al dirigente su tutte le cose, diciamo, tutti i rapporti di collaborazione con i soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, cioè, questo è l'articolo 6 del codice di comportamento. Questo è il dovere di segnalazione, cioè il funzionario pubblico, ogni pubblico dipendente è chiamato a segnalare propri rapporti con l'esterno, diciamo, che potrebbero interferire, potrebbero generare un interesse secondario. Poi c'è una seconda fase, che è l'obbligo di astensione, quindi al di là del momento in cui uno viene incardinato all'ufficio in cui appunto viene messo a disposizione, in qualsiasi momento un dipendente pubblico viene chiamato ad operare una scelta nell'interesse pubblico, egli fa una sua valutazione in base a tutta quella tassonomia di relazioni che io vi avevo fatto vedere all'inizio,
ed è chiamato ad astenersi nel momento in cui capisce che esiste un interesse secondario che ha la potenzialità che tende a interferire con l'interesse primario. Questo a prescindere che poi questa cosa avvenga o meno, perché poi esiste la tutela della reputazione dell'ente. Quindi anche se un soggetto è sicuramente, è certo al mille per mille che non verrà in qualche maniera, non si assoggetterà mai e poi mai all'interesse secondario, però per tutelare la reputazione dell'ente deve comunque astenersi. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. La segnalazione va fatta al dirigente che deve rispondere per iscritto. Poi queste cose le sapete meglio di me, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo al procedimento nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico. Qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare iniziative sarà lo stesso responsabile per la prevenzione della corruzione. Quali sono le conseguenze potenziali di un conflitto di interessi mal gestito? E perciò è ancora più importante sapere queste cose, perché il dipendente pubblico rischia la responsabilità disciplinare, no? Il dipendente è suscettibile di essere sanzionato con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento. Non basta, esiste anche poi l'illegittimità del procedimento, quindi un elemento soggettivo e un oggettivo. Quindi l'atto, diciamo, che viene posto in essere dal decisore pubblico in regime di conflitto di interesse può essere dichiarato illegittimo per sintomo cosiddetto di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'amministrazione pubblica. Quindi come va gestito all'interno di un'amministrazione il conflitto di interessi? Allora, situazioni di conflitto di interessi non possono essere evitate semplicemente vietando ai funzionari pubblici di avere una loro vita privata, ma questo ce lo siamo detti un po', lo diciamo anche prima in risposta ad Angela, insomma. Quindi non possiamo chiudere le persone in un posto e dirgli adesso tu ti occupi solo di questo, e noi possiamo fare come hanno fatto in Colombia per un po' di tempo, che mettevano, diciamo, i giudici mettevano un passamontagna, non erano riconoscibili e quindi non si sapeva se poi questi avevano effettivamente un interesse secondario. Bisogna trovare altre strade. Quindi i funzionari pubblici devono assumersi la responsabilità personale di identificare e risolvere situazioni problematiche, ma per assumersi questa responsabilità devono conoscere i cosiddetti interessi secondari, devono conoscere quali sono le relazioni che sono potenzialmente idonee a generare interessi secondari. Perciò è così importante fare la formazione su questa roba qui. Le amministrazioni pubbliche devono fornire quadri regolamentari realistici, definire procedure chiare, comprensibili e creare sistemi di gestione. Quindi se da una parte c'è una responsabilità in capo al singolo dipendente pubblico, in capo all'amministrazione invece c'è una responsabilità di fornire chiarezza procedurale, chiarezza regolamentare, ma oltre a questo anche chiarezza da un punto di vista del senso di questa cosa qui, no? Quindi l'approccio cosiddetto valoriale, cioè devono fornire le amministrazioni formazione e informazioni sul tema per cercare di far capire ai dipendenti pubblici che cosa significa il conflitto di interesse, lo sfondo cosiddetto etico di questa regola, quali sono i pericoli, quali sono le dimensioni, qual è l'esatta differenza tra un conflitto di interesse e la corruzione, sono due cose molto diverse. Ok, ultimissima cosa, all'inizio vi avevo accennato al fatto che ormai siamo probabilmente in grado di creare un corso praticamente tutto sul codice di comportamento. Questo già si potrebbe fare, ovviamente, se avete esigenze di coinvolgere i funzionari delle vostre amministrazioni in un percorso con approccio valoriale, si potrebbe già fare avendo, come vedete, questi riferimenti. Noi abbiamo fatto 5 webinar su queste cose qui, uno sull'articolo 4, quel divieto di accettare doni e altre utilità, uno sul whistleblowing, quindi l'articolo 8, uno sulla trasparenza, l'articolo 9, uno sulla leadership etica, quindi l'articolo 13, e questo sui conflitti di interesse, articolo 6 e 7. Già solo con questi si copre più o meno
l'80% del codice di comportamento. Mancano veramente alcuni articoli che sono il comportamento in servizio, i rapporti con il pubblico, i rapporti in privato, che sono comunque fondamentali, però secondo me, che tra un po' probabilmente riusciremo anche a coprire. Quindi se volete avviare un percorso formativo con approccio valoriale, indipendentemente da tutto, potete fare riferimento a queste risorse che già esistono. Le slide sono conseguenti, sono queste che vi ho messo qui, stanno su SlideShare, che possono essere scaricate quando volete. Se le utilizzate, l'unica esserci riuscito, e scusatemi se magari non ci sono riuscito tanto, anche perché era la prima volta, e quindi magari si può ancora lustrare qualcosa. Mi manca la parte, secondo me, che era più importante, ma quella abbiamo bisogno di più tempo. A questo punto vi rimando, diciamo, vi do appuntamento a uno dei prossimi webinar in cui tratteremo solo quello, e lo chiameremo, come dovrebbe essere, etica delle scelte pubbliche, conflitti di interesse, e secondo me, vedete, sarà ancora più interessante. Spero di esservi servito a qualcosa, che sostanzialmente l'ambizione, credo, è sicuramente la mia. Vi saluto. Questa c'è anche una bibliografia se qualcuno è interessato. E poi, come al solito, se volete venire a visitare il mio sito web, il blog che in questo momento tengo, Spazio Etico, potete farlo quando volete. Se volete scriverci sopra, ditemelo, che io vi faccio scrivere, assolutamente, sarei molto orgoglioso, e ci sentiamo presto.